Buon pomeriggio a tutti quanti voi amici di questa grande famiglia. E come potete vedere io sono sempre quasi all'opera quando sono a casa. Adesso oggi pomeriggio mi sto preparando qualche cartuccia per i tordi con l'S4, 32 grammi, bossolo sempre tipo 1, fiocchi da 70 mm innesco. Utilizzerò il 6 e 16 perché mi serviranno poi a ottobre, novembre. Quando poi arriveranno, se arriveranno, i tordi. Allora, prima di iniziare voglio fare dei saluti. Allora, voglio salutare un grande amicone, un grande amico che è l'avvocato Rumma di Potenza. A te ti mando un grandissimo abbraccio di cuore, a te e tutti i tuoi cari. Ecco. Poi un altro amico è questo grande del nord che mi ha suggerito, soprattutto come mi sono trovato bene con questa carica da 43 grammi, come ben conoscete, visto che in molti l'avete fatta, l'avete sparata, vi siete trovati benissimo. Un abbraccio grande va anche a lui di cuore, a lui e ai suoi cari, un abbraccio forte amico mio. E poi ovviamente va a tutti quanti voi di questa grande famiglia, ragazzi. Vi abbraccio tutti quanti di cuore. Ecco, un abbraccione veramente a tutti quanti perché abbiamo fatto una bella famiglia. A me fa piacere. Molti ragazzi giovani che mi scrivete mi fa molto piacere. Io, cioè, come dico sempre, cerco di fare il mio meglio di rispondere a tutti. Ok, oggi magari qualcuno vorrebbe scrivermi qualche mail, ma non ce l'ha. Come si dice, neo patentati, questi qua sono neo caricatori. Va bene, adesso lo trovo, eccolo qui. Negli altri video non l'ho messo, ma è qua. Allora, ragazzi. Poi una cosa la voglio anche dire perché non si può non dire. Allora, di una grandissima cartuccia, ragazzi. E lo sapete benissimo, io parlo di Lazzaro. Mi fa piacere perché veramente di questa cartuccia sono rimasto contento. Gente che se l'è fatta, l'ha sparata, ovviamente dove sono consentite, ok? E sono rimasti contentissimi della potenza e del concentramento di rosata perché veramente ha fermato animali anche di grossa mole dove le possono usare ovviamente. Ecco, in Italia sapete benissimo che per gli ungulati sono vietate, ok? Come ripeto sempre, si può sparare le volpi solo per le volpi piccole e grosse, ragazzi, ok? Ecco, non è che la legge lo vieta, è una cartuccia, viene classificata cartuccia spezzata. Okay. E tu come se spari un numero 10, un numero 5 spari il pallettone. La stessa, non cambia niente. Ovviamente ricordatevi sempre con questo tipo di cartucce qui dove sparate. Assicuratevi sempre dove vanno a finire i pallini perché queste qui anche a 300-400 metri di distanza un pallino sono letali. Ecco, quindi ma anche con le cartucce a palla. Bisogna sempre essere sicuri, specialmente con le carabine, anche dove si spara, ragazzi. La prudenza non è mai troppa, eh? Perché uno vuole andare a caccia la domenica, ma pure. Beh, come si dice, vuole anche ritornare a casa, eh? Non è che devono portarlo dentro una cassa a casa, eh? Oppure magari stroppiato. Quindi, ragazzi, sempre attenzione dove si spara, eh? Mi dispiace se vi peso che dico sempre le stesse cose, ma la prudenza a me interessa e occhio. Perché ricordatevi sempre come dico, una volta che tirate il grilletto non si può più tornare indietro. Quello che è fatto, è fatto. Quindi sempre occhio, eh. Sì, non vale la pena sparare in una direzione per un animale. Si perde l'animale, fregatene, però salvi una vita. Magari o un altro nella tua direzione, se fa lo stesso, ti salva la tua vita. Sapete com'è, no? La caccia, purtroppo. Ecco. Niente, perché io non ne ho visti, io ne vedo di tutti i colori, ok? Io faccio dei giri anche su web, vedo dei video e tutto. C'è gente veramente che ti devi mettere le mani nei capelli. Io non so come fanno a prendere i portodanguili.
poi ci attaccano, per forza. Noi non siamo qui, noi siamo questi, ragazzi. Ecco. Veri cacciatori, ok? Con la A maiuscola. Non siamo sbandati o pazzi. Bene, ragazzi, scusate un po', ho fatto un po' una piccola panoramica. Bene, poi anche un altro merito, ma ci sono, devo dirlo, che va anche a questa qua. Questa qui da 1,90 per 43 grammi, con la borracca 13 mani, una cartuccia veramente splendida e straordinaria. Quest'anno avremo l'occasione pure di... Io ne ho sparata qualcuna. E vedremo anche la cartuccia di Asteroide, questa qui per tiri lunghi, veramente una cartuccia da 39 grammi con 2 grammi o 2,05 di Tecna, ok? Con l'innesco 688, eh? Anche questa qui vedremo. Ecco. Bene, ragazzi, cominciamo. Io adesso ne faccio qualcuno, poi la chiudo, vi faccio, poi vi lascio e io poi continuo, perché sennò stiamo fino a mezzanotte. A me piacerebbe, però. Vedete qua, adesso le preparo qualcuna. Allora, come partenza farò 1,45 con l'S4, si può fare anche 1,50, però parto basso. Faccio 1,45, poi se si è intervenire, si interviene poi quando è il momento. Passo che questa carica va benissimo. Si parla dell'S4, l'S4 è molto più vivace della Sipe. La Sipe è una polvere un po' più progressiva, quindi si può azzardare anche con 35-36 grammi. L'S4 no, l'S4 è fatta diversa. È molto più vivace, si stampano le pressioni se spingete troppo. Mi fa piacere che molti giovani mi scrivono che. Sì, alcuni che ci sono, io adesso vi faccio un paio di cartucce e dopo discutiamo un po', ragazzi. Ecco, perché se no viene lunga, eh. Viene lunga, amici miei cari. L'S4 è una bellissima polvere. Insomma, quando provate questi tipi di polvere non le lasciate più. Ovviamente lo so, il costo è andato un po' alto, è un po' alle stelle di queste polveri, però ne vale, perché sono veramente polveri con la A maiuscola, che non temono il freddo né l'umidità. Io durante l'inverno, quando ritorno, uso queste S4, o sì, queste sono. Cartucce buone, magari pesanti, con la Tecna ce l'ho anche dietro, magari capita qualche bel colombaccio. Delle volte mi è capitato di buttarlo giù anche con le cartucce della Sipe con 32 grammi colombacci, che mi sono passati a tiro entro 30 metri e li ho buttati giù, eh. Non è che non vengono giù, eh. Ricordate che il colombaccio è come un pugile. Quando spariamo abbiamo a che fare con un pugile, è un ottimo incassatore di colpi, eh. Allora, la borra contenitore la userò da 25. Da 25 gualandi, così poi preparerò, perché poi man mano, quando adesso la stagione è buona, si possono caricare e mettere da parte le cartucce, ragazzi, e quando arrivano i nostri amici tordi. Allora, i pallini che metto saranno da 10, 32 grammi. Allora, 20, 30, 32. Numero 10.
Lasciami andare, lasciami stare. Una bellissima canzone che è un fatto qui della Calabria. Veramente questa canzone è splendida. Allora, per adesso mi fermo qua, faccio queste due così le chiudo e poi vi dico alcune cose. Ah, mi avete chiesto di... Vabbè, adesso chiudo il cartuccio e poi vi faccio vedere, no? Vi faccio vedere. Mi avete chiesto in diversi, potete usare che olio uso. Eccole qua ragazzi, delle vere cartuccette. Ecco. Allora ragazzi, vi faccio vedere subito, io ve l'ho spiegato, io qua dentro uso questo, ma poi dipende che olio va bene, olio, anche un po' di olio di fucile, magari un altro tipo d'olio, non è che... Io uso questo perché ce l'avevo e ne faccio uso di questo. Questo qua si trova dappertutto. È vecchio ed è buono anche per pulire le armi. Ecco, poi... Allora, ragazzi, voi siete in tanti, anche mi fa piacere, mi dite pure la bilancia. Quelle mi consigliate. Io faccio sempre con questa. C'ho anche questa, vedete ragazzi? Ecco, adesso... C'ho anche questa, ecco, vedete, elettronica. Quindi dovete scegliere, dipende dai gusti, ragazzi. Ecco. Mettiamo qua, vedi qua, inquadra qua. Togliamo la tara. Ecco, io adesso parto con una carica da 32 grammi, così, e poi la confrontiamo, va bene? Questa anche è buona, questa bilancino. 32. 32. Ecco, qui è già pesato per i 32 grammi, ragazzi. C'è un po' di differenza, vedete? Avete visto? Quindi, se io adesso lo porto a 32... Adesso è 32. Questa qui è infallibile. Vedete? 32, 127. Comunque 32. Ci ho messo la differenza di 3 pallini. Via. Quindi dovete... Dipende dai gusti che avete. Io mi sono sempre affidato nella vita. Cioè, abbiamo sempre usato questa qua. Questa qui è proprio quella base. Ogni tanto quando faccio con questa la misuro anche con questa. Non è che faccio sempre poi... Ma se sapete prendere qualcuna di marca buona, sono buone anche quelle elettroniche. Ok? Ecco, dipende dai gusti, vedete voi. Poi, volevo dirvi, visto che qualcuno mi ha detto di voi, di questi nuovi giovani, che... Qualcuno che vi dico che vi fate affiancare, io non voglio, non dovete prenderla magari a male perché vi dico vi dovete affiancare, intendiamoci. Magari qualcuno che ha paura di fare i primi passi, farsi affiancare da qualcuno, da farsi vedere magari le prime mosse, ecco. Perché qualcuno mi ha scritto, mi ha detto io sono partito da solo, piano piano sono riuscito a fare delle cartucce, che ben venga. Ecco, benissimo, bravo, ti abbraccio per questo, che ben venga anche questo. Ecco, io non è che... Vi voglio definire che non sapete fare niente, per l'amor di Dio. Io ho detto, magari quando uno, come la scuola guida, vedete quando si va alla scuola guida, no? Bisogna fare un po' di pratica, cioè quello lì della teoria, della guida che ti sta vicino. Ecco, questo voglio dire. Se poi c'è gente che va alla scuola guida e sa già guidare, ecco.
per dire. Ed è un gioco da ragazzi prendere la patente. Magari c'è qualcuno che deve studiare un po' di più. Un po' questo qui, volevo dire. Non niente di... Ok, ragazzi, ecco. E poi niente, ragazzi. Ecco, tutto qui. Mi raccomando, sempre in gamba, ragazzi, eh. Fate sempre attenzione, ovviamente, a quello che fate, ogni volta. Allora, ragazzi, vi abbraccio tutti. Ci vediamo poi alla prossima. Vi auguro una buona serata a voi e ai vostri rispettivi famiglie, ragazzi. Poi magari prima che si apre ci sentiamo di nuovo, non vi preoccupate. Magari vediamo di fare qualche altro video. Magari quando è il momento poi ci sentiamo. Ragazzi, un abbraccione a tutti quanti di cuore, a questa grande famiglia che abbiamo formato. In gamba, ragazzi, le mail ve l'ho fatto vedere. Qualcuno che vuole scrivermi, ok? Io qualche suggerimento che posso darvi, per quanto ne so, ve lo do veramente di cuore, ok? Allora, un'ultima precisazione. Qualcuno mi ha detto, ma tu sei molto diverso, mi hanno detto da molti che fanno, perché non chiedi, non, come si dice, i like, non dici mi piace. Io non chiedo questo, io sono partito così, io sono, purtroppo, sono buono d'animo, ecco, quindi io anche qua vado in un altro video, se mi piace quel video, che lo voglio seguire, gli do un mi piace, però io non faccio come tanti, che magari fai il video e poi dicono, prima di iniziare attiva la campanella, io mica faccio la ricarica per attivare la campanella, oppure mettere mi piace, io sono spontaneo, ragazzi, uno se gli piace lo mette, come se non gli piace non lo mette, non è che io vivo di questo, a me mi piace perché ho visto che molti video spiegano poco, quindi ci sono molti giovani di voi che vi volete, che si vogliono avvicinare, magari hanno un po' paura, magari poi non vedono tante istruzioni fatte bene sui video, allora cercano di stare, non sanno come intraprendere questa strada, non sanno neanche come fare. Magari ci sono tanta gente che magari anche è gelosa, ok? E magari non ti dicono manco niente. Ecco, che poi di gelosia è solo stupidità, perché non bisogna essere gelosi, ok? Le opere di bene si fanno sempre, perché ricordatevi che le troviamo, non si scappa dal grande libro quando è il momento. Ecco qua, tutto qui, ragazzi, sempre in gamba, ok? Un abbraccione, di nuovo una buona serata a tutti voi, ospiti e famiglie, e alla prossima mi raccomando sempre questa, ragazzi, come dice la chat, andare, ragazzi, in gamba. Un saluto da me e dalla mia camera, che c'ha tanta pazienza, che sta sudando adesso, che fa un caldo che sta morendo. Saluta. Ciao a tutti, Fa caldo? abbastanza In direi. gamba, ragazzi, alla prossima, eh!